Eccomi tornata con una video ricetta. In questa ricetta vi faccio vedere come preparo il pollo all'erba cipollina. È un pollo buonissimo, praticamente con pochissimi grassi, davvero pochissimi. L'ho trovato su, cioè in realtà me l'ha consigliato una mia amica che seguiva la dieta Dukan e che ha sbirciato online e ha trovato questa ricetta. Per le persone che cercano ricette dietetiche, i siti sulla Dukan sono un valido suggerimento. Io ne sto sbirciando, ve lo dico, e sto cercando un sacco di ricette e ne sto trovando anche di buone. E sto impiegando degli ingredienti, non in questa ricetta in particolare, ma in generale, degli ingredienti che non conoscevo affatto, non sapevo come si utilizzavano e non avevo mai comprato in vita mia. Quindi io vi dico, se state cercando delle ricette interessanti, andate a vedere anche lì. E in particolare questa la mia amica l'ha presa in uno dei siti dedicati, credo, o comunque in un sito in cui si parlava di dieta. Io non ho idea di dove l'abbia presa. In ogni caso ve la ripropongo perché è molto buona. Si tratta di pollo, voi potete usare qualsiasi parte del pollo preferiate. E io preferisco farlo con le cosce di pollo, però va bene anche con il petto, insomma. E è molto buono, è davvero molto buona questa ricetta. Quindi ve la consiglio, vi lascio agli ingredienti e al procedimento. Se la provate, fatemi sapere. Un bacione e ciao! Per questa ricetta ci servono delle cosce di pollo. Se non avete le cosce, va bene anche il petto. Della Philadelphia, io ho qui la light, va bene anche la Balance o la Philadelphia normale, se avete quella in casa, usate quello che avete. Dell'erba cipollina, uno spicchio di scalogno o di cipolla se non avete lo scalogno. Poi io uso questi sacchettini per fare la cottura al cartoccio. Se non avete questo, fate un cartoccio con la carta stagnola o con la carta da forno, insomma, ci si arrangia. Io ho questi in casa appositamente per questa ricetta che faccio spesso e quindi ormai uso questi, sono più comoda. Per prima cosa, dopo averlo pulito, taglio a fettine sottili lo scalogno. A me ne serve solo metà perché io ho soltanto 4 cosce di pollo da fare oggi. Un trucchettino per evitare di piangere è quello di bagnare sia il coltello che lo scalogno con acqua fresca. In questo modo vedrete che piangerete molto di meno. Questo trucchettino me l'avete insegnato voi, quindi grazie. Mi aiuto con una mezzaluna e lo trito finemente. Lo metto da parte. Successivamente prendo l'erba cipollina e la taglio a pezzettini. Direi che così può bastare. In un piatto travaso l'intero pacchettino di Philadelphia, aggiungo scalogno, erba cipollina, magari se riuscite a metterla nel piatto invece che fare come ho fatto io è meglio. Mischio tutto. Anzi, prima di mischiare aggiungo un po' di sale, un po' di pepe, mischio. Una volta ottenuto questo composto, questo lo metto da parte e prendiamo le cosce di pollo. Spelliamo le cosce. Allora, siccome è molto scivolosa perché è grassa la pelle, che è il motivo per il quale non possiamo mangiare, conviene aiutarsi con della carta da forno per migliorare la presa e tirate verso il basso con un po' di forza. Queste vanno spaccate, aspettate. Ok, anche qui, così, anche qui, così. Allora, ok. Io faccio così per aiutarvi e poi con la carta prendo e tiro. Tiro, tiro fino a quando non si stacca. Non so se si vede. Ok. La pelle è qui e questa è la coscia senza pelle. È bella pulita. La incido in più punti. Tipo 2-3 punti. Così. Così. Infine di qua.
E ora procediamo con il condirle. Ho preparato, ho aperta la mia bustina per la cottura in forno. Ok. Prendo ciascuna delle cosce, si vede, e la cospargo con questa cremina. Va bene. E la metto all'interno del sacchettino. Proseguo per tutte le altre cosce. La salsa che ho fatto è abbondante, basterebbe anche per 6 cosce, soltanto che io non ce l'avevo in casa 6 cosce, quindi ne metto un po' di più in queste qua. Sarà particolarmente abbondante, meglio così. Condita anche questa dentro il sacchettino. Metto il restante condimento all'interno del sacchetto. Prima di chiuderlo, lo chiudo bene. L'ho messo in una pirofila, così in caso se mi esce un po' di condimento, perché vedete che qua è un po' sporco, non sporco da ogni dove, e lo metto in forno per una quarantina di minuti. Eccolo qui, non vi spaventate per tutto questo marrone, è normale. Ah, che profumino! Apro il cartoccio e, questo no però, travaso il tutto all'interno della teglia, senza ustionarmi, ecco, possibilmente. Come faccio? Apro, tolgo tutto questo cartoccio qua. Come previsto, si è formata tutta questa cremina. Uno. Così. E così. Ed eccolo qua. Ed ecco qui come dovrebbe venire. Allora, forse non è bellissimo da vedere, ma vi assicuro che è buonissimo. E come al solito, se avete qualche consiglio da darmi, giù nei commenti sono sempre ben accetti. Se lo provate, fatemi sapere che cosa ne pensate. Un bacione e alla prossima ricetta. Ciao!